Salve amici e bentornati sul mio canale. Oggi niente sigle, niente di tutto ciò, perché trovo doveroso dover aggiornarvi dopo l'uscita del video dell'incidente. La cosa mi è un po' sfuggita di mano perché mi sono arrivate molti messaggi, molte telefonate da parte degli amici e non, dove si preoccupavano di come potevo stare. Anche se nel video dicevo che era andata bene, che stavo bene, proprio mi sono reso conto che quello che poteva arrivare a chi vedeva il video è che stavo bene in quel momento, ma nei giorni successivi non se ne sapeva nulla. Per cui volevo rassicurare un po' tutti che sto bene. È stato soltanto un grande spavento. Volendo riassumere, è stato soltanto un grande spavento. Certo, la botta c'è stata. Il giorno dopo mi aspettavo il livido sul braccio, invece no, sul braccio avevo dolore, ma nulla di che, mi sono trovato un livido sull'interno coscia e stranamente avevo sbattuto anche il mento, quindi il giorno dopo avevo un po' di dolore qui nella zona del mento, labbro gonfio, avevo la crosticina, ma l'incidente è avvenuto mercoledì. La domenica già non avevo più neanche la crosticina. Comunque nel giro di 2-3 giorni non avevo già più nulla, non stavo bene. Quindi ringrazio tutti per esservi preoccupati e vi ribadisco ancora una volta che sto bene. Per quanto riguarda la bici, si trova ancora dal ciclista perché sto aspettando i pezzi di ricambio. E per la sostituzione quindi dei pezzi danneggiati e col ragazzo che mi ha urtato ci eravamo messi d'accordo che entro 24 ore mi avrebbe fatto sapere se mi pagava di tasca sua o tramite assicurazione, doveva vedere un attimo cosa gli conveniva fare. Io sinceramente sì, mi sono fidato perché sin da subito l'ho reputato un bravo ragazzo. Amici, stavo accompagnando la nonna a fare spesa, per cui a pelle ho percepito l'onestà e mi sono fidato. Il giorno dopo mi ha pagato, quindi mi ha risarcito dei danni e adesso la bici è, come ho detto, in attesa dei pezzi di ricambio. Stiamo aspettando che arrivino le ruote perché anche se ho piegato una sola ruota e le ruote non si vendono singolarmente e oltretutto le mie ruote sono ormai fuori produzione, per cui anche nel caso in cui si riuscisse a avere qualche contatto con venditori che ti vendano una sola ruota, le avrei diverse. Io comunque rivoglio la bici in perfette condizioni, sia di sicurezza, prima di tutto, ma anche a livello estetico. Ok, la forcella, non ho chiesto che mi venga riverniciata la forcella, perché comunque magari con un po' di pasta abrasiva risolvo, la bici non è uscita ieri dal negozio, ha i suoi anni. Quindi non perdendo la perfezione, ma quantomeno sulle ruote ci tenevo. Considerate che quella danneggiata, l'anteriore, avevo cambiato i cuscinetti neanche 2 settimane fa, 2 settimane prima dell'incidente. Per cui il manubrio, il ciclista mi ha garantito che sta bene, che ha soltanto dei graffi, sono graffi superficiali, ma ha un controllo più attento, comunque non ha riportato danni strutturali. E per cui penso che questo fine settimana dovrei riaverla. Fortunatamente avevo un'altra bici con cui uscire e nel prossimo video vi farò vedere la bici con la quale sto uscendo in questi giorni. Sì, potevo utilizzare la mountain bike e fare qualche uscita in mountain bike, ma la mountain bike devo revisionare un attimo i freni, una cosa che piacerebbe fare a me, dovrei fare lo spurgo dei freni e vedere se così risolvo e quindi
con la mountain bike anche sono un po' in stand by. Ho detto fortunatamente ho un'altra bici con cui poter continuare le mie uscite e mi hanno fatto piacere tutti i messaggi di sostegno e mi dispiace se vi siate preoccupati, comunque tutti i messaggi di preoccupazione nei miei riguardi e siete stati tanti e vi ringrazio per questo. Fa piacere sentire il sostegno degli altri. La paura un po' mi è rimasta, nel senso, io so benissimo che quando accadono queste cose bisogna risalire in sella, subito. E così ho fatto. L'unica cosa che, nonostante non sia stata una gran caduta, non sia stato un grande incidente e quant'altro, quando capito nel traffico, il cervello ci ripensa. Se prima avevo un grado di attenzione da 1 a 10, avevo un grado di attenzione 8, adesso sto a 11-12. Quindi sì, la cosa un po' mi è rimasta, però io cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose. Quindi sì, la cosa mi è rimasta, però avere maggiore attenzione, soprattutto nel traffico, è soltanto che una cosa positiva. Poi certo, l'inconveniente, la disattenzione altrui, perché purtroppo un incidente non dipende soltanto da noi, per cui la certezza matematica che quando si esce non ti accada nulla non c'è. Però già avere un maggior grado di attenzione perché ci sei passato, perché sai che vuol dire e scartavetrarsi sull'asfalto, aiuta. Quindi col miglior ottimismo possibile cerco di fare tesoro, di fare esperienza della situazione negativa in cui mi sono imbattuto. Altra cosa che sto valutando dopo questo incidente è di fare un'assicurazione perché in questo caso mi ha detto bene, il ragazzo si è fermato, è stato con me fino all'ultimo, mi ha rimborsato, ok. Ma nel caso in cui scappava, nel caso, nella peggiore delle ipotesi, io oltre a rimanere a terra, avrei anche dovuto sostenere i costi della riparazione della mia bici. Per cui voglio informarmi bene su un'assicurazione che mi tuteli, che non costi un occhio della testa, ma che comunque mi tuteli nel caso in cui le cose vadano male. Spero di aver detto tutto e nel prossimo video vi farò vedere la bici con la quale sto continuando a pedalare e a macinare chilometri perché la strada verso i 10.000 è lunga e non prevede soste, non sono contemplate soste. Per cui rimanete collegati al mio canale, iscrivetevi, lasciate un pollice in su se i miei video vi piacciono e ci vediamo al prossimo video. Io sto bene. E non vedo l'ora di riprendere la mia bici. Per cui, ciao, al prossimo video!